Pronto. Pronto il mio secondo. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, signori e signore. Possiamo cominciare? Allora, allora, buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a questa questo workshop che potete vedere dal menu giornata è titolato Machine Learning e Artificial Intelligence in pratica, esempi di toolkit divertenti e pronti all'uso. Ora magari non saranno proprio divertentissimi, ma sono pronti all'uso, quindi sarà una cosa molto hands-on e quindi sarà una cosa in cui vi spiegherò delle robe, sono proprio l'indispensabile, poi faremo delle cose in pratica e sarete invitati anche a fare da volontari perché anche di fare delle cose un po' reputazione, quindi non posso. Io mi chiamo Mirko Piccin, io lavoro attualmente lavoro per la maggior parte del mio tempo in Fab Lab a Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto non è proprio qui vicino, ma non è neanche distantissimo. I Fab Lab sapete cosa sono, e se non lo sapete potete andare a informarvi. Insomma, io. In ogni caso, nelle presentazioni che verranno rilasciate c'è anche un riferimento allo spazio. E anche le mie email, quindi se per chiedermi maggiori informazioni o venire a trovarci, trovate tutto quello che vi serve. Più, appunto, perché questo Linux Day è intestato, diciamo, il tema di quest'anno è l'artificial intelligence, l'intelligenza artificiale. Devo fare anche un po' di propaganda, perché in realtà, da volerlo, perché non credo di sapere qual era il tema di quest'anno, abbiamo lanciato una serie di incontri. Castelfranco Veneto, quindi possono stare in Fab Lab un po' al di fuori. Sono proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, sul machine learning, però non sono come oggi da tecnico, ma sono più un'occhiata dal punto di vista etico, di economia e di governo. Quindi sono una serie di incontri che troverete, avevo anche dei volantini, ripeto, no, questa roba qui è gratuita. Perché è a tema, ve la faccio vedere. E troverete un volantino sul tavolino in ingresso dove ci siamo, c'è cioè il mio aiutante che ha anni, e casualmente anche. E lì ci sono dei volantini dove ci ho scritto incontri spiegati e si partirà questo lunedì, quindi con il primo evento proprio in Fab Lab e sarà interessante. Poi trovate tutte le informazioni qui se ci arrivate cercando il nostro volantino. Allora, andiamo quindi al momento topico, ovvero avviamo questo. L'ho già presentato, il tema è questo. Questo fumetto che è bellissimo, l'ho fatto io, arriva da Linux Day, però è veramente bello. AI ha di fatto un approccio rispetto a queste nuove tematiche, che è l'approccio che c'è sempre verso nuove tecnologie, ovvero dobbiamo usarle, fighissime, c'è di tutto, facciamo, però da dove iniziamo? E sembrano sempre delle cose, delle montagne, diciamo, da scalare, abbastanza complesse. Di fatto il tema dell'intelligenza artificiale, del machine learning, non è proprio scalare, non ha delle basi tecniche, soprattutto diciamo che è uno di quegli strumenti che un ingegnere riesce a usare bene. Io lavorando in un Fab Lab devo dire che tantissime cose che facciamo, vengono meglio a chi non è ingegnere rispetto a chi è ingegnere. Perché l'approccio nei Fab Lab di solito è sempre molto empirico, molto esperienziale, quindi si prova molto, non è che si fa uno, cioè, certo si cerca di pianificare un'attività, però è molto esperienziale, invece in questo caso si può fare anche parecchio. Per quello che come tema a me interessava, però già il fatto di dover studiare robe nuove, sempre a quello che era, ho detto magari c'è una scorciatoia per riuscire a fare qualcosa e c'è una scorciatoia. Ovviamente non è per fare dei progetti megagalattici, ma per capire un po' come funziona e vedere cosa si può fare. Qua sotto vedete che ho messo come texture dietro la slide una serie di immagini. In realtà dopo andremo a utilizzare uno strumento che basa su questi disegnetti per fare appunto machine learning e fare intelligenza artificiale. Iniziamo. Ora, questa è un'immagine di repertorio, perché non ve la voglio spiegare anche perché in realtà ho anche letto varie volte, ma a parte sapere che c'è il neurone naturale e un neurone artificiale, di più non saprei dirvi. Poi ci sono anche delle formule, delle equazioni che si possono applicare sotto l'immagine a destra, ma non ve la sto a spiegare, anche perché probabilmente non la capireste, ahi voi. E quindi ve la faccio solo vedere questa immagine.
Vi faccio vedere anche quest'altra immagine, questa è la rete neurale, cioè quello che c'è dietro praticamente all'intelligenza artificiale, e vi posso solamente dire, proprio così in amicizia, perché capisco che vogliate sapere qualcosa di più, non c'è scritta neanche una didascalia, è che qui c'è, diciamo, a sinistra c'è la parte di input, a destra c'è la parte di output e in mezzo c'è il delirio. Ok? Detto anche, infatti, l'air nascosto. Quello che viene lì in mezzo è dato saper, cioè è dato saperlo, però diciamo è la parte che è complessa. Quindi cosa ho deciso di fare? Proprio con l'approccio che vi dicevo prima, prendere tutte queste robe qui, metterle dentro una scatola nera, okay, una black box, e chiuderla. Okay? Quindi noi oggi utilizzeremo tutte queste robe qui, però senza sapere come funzionano o cosa c'è sotto. Utilizzeremo solo la parte pronta all'uso. Okay? Esistono una serie di clienti di lavoro nati per fare, nati per i designer, per esempio, okay, che permettono appunto di utilizzare queste tecnologie per conoscere a fondo. Ovviamente lo spazio. No. Iniziamo proprio con una carrellata, diciamo, di cose, una carrellata di tool. Quindi la prima parte sarà molto più giocosa, nel senso che vedremo proprio degli strumenti che sono nati per giocare. Queste ve le condivideremo, per cui se volete, perché vi sarà tutto condiviso. E quindi saranno per giocare, poi andremo su strumenti che sono pronti all'uso sempre, ma in cui si vede anche il codice che c'è dietro la fila, perché uno può anche modificarlo se vuole. Poi, se faremo in tempo, faremo anche una sessione hands-on, usando per esempio un Leap Motion o il mouse del computer, insomma uno strumento hardware, facendo un po' di training a un sistema di intelligenza artificiale per andare a controllare delle cose in modo. Quindi iniziamo subito. Questo è il primo. Ho bisogno di un volontario che sia abbastanza bravo a disegnare, ma non necessariamente, cioè deve essere ragazzi, vi agitate per piacere, non è un test, non c'è nessun voto, c'è nessun voto. Allora no, uno giovane magari. Allora facciamo randomicamente. Allora, diciamo, avete i siti numerati o no? No, allora facciamo, come facciamo? Si lancia tipo il mazzo di... Lancio una bottiglia di acqua piena. No, okay. Beh, perfetto, sei proprio l'esemplare che cercavo in realtà. Vieni pure. Prendi una sedia e vieni qua di fianco a me, da questa parte, se puoi. No, prima di queste qua con le ruote. Ormai te lo possiamo spostare, così vede bene anche. Ah, perfetto. Signori, per piacere, un po' di contegno. Siamo in un'aula universitaria. Allora, devi venire un po' più in qua, perché di fatto se non viene ripreso devono riprenderti, se no. Non so lì. Okay? Sì, tu guarda lì, ma devi ogni tanto anche guardare lì. Datemi la... c'è solo questa. Allora, attenzione. Questo perché è una cosa a tempo. Allora, clicca pure lì. Adesso, attenzione, fermo. Questo sono tutti quanti tool online, quindi non dovete installare nulla nel computer, e per questo sono anche divertenti. E soprattutto, se volete, si possono approfondire questi tool. Quindi c'è anche la parte in cui ti dicono, vuoi guardare cosa c'è sotto il cofano? Ci diremo di no all'inizio, ma vedremo magari più tardi. Quindi cosa ci dice questo? Questa pagina. Sì. Un normale work, insegnare a allora diciamo che allora il tema è se può una rete neurale riconoscere un disegno. Ok, voi sapete che c'è stato un periodo in cui c'era sta roba che girava nei social, diceva prova a entrare qui, disegni una cosa a caso e il suo strumento ti dice che cos'è. Okay. Quello lì faceva parte di questo piano megagalattico. Si vocifera anche che anche i, sapete quei, come si chiamano quei cose lì che ci sono sui siti per dire sono un umano, non sono un robot? Quelle cose lì dove vi chiedono dimmi dove sono i semafori nell'immagine, si vocifera che anche quelli lì fossero degli strumenti in realtà che servivano a validare dei modelli di intelligenza artificiale di machine learning. Per cui voi dicendo sì, questi sono dei semafori, il sistema validava quello che lui pensava fosse un semaforo e quindi praticamente era un sistema di training. Ok, per cui sapete che Google con Maps, quando gira con le macchine, riconosce tutto praticamente, riconosce i negozi, riconosce i semafori e via dicendo. Questo, diciamo, quel giochino lì del disegnare ha portato qui.
Praticamente è un... vediamolo com'è. Vai, vai su Let's Start. Ok, devi disegnare una macchina della pulizia in meno di 20 secondi. Vai. Vai, vai, no, vai, vai tranquillo, 20 secondi passano veloce. Sotto vedete, intanto tu disegni, ci scompaiono le cose che lui sta, riconosce quasi quasi. Trattore. Ah no, ce l'ha, ce l'ha. C'è arrivato, ce l'hai fatta, bravissimo. Dopo ci fa vedere anche i modelli che ha utilizzato. Questo, questo necklace che cos'è? Chi è che sa bene l'inglese qua? La collana, cioè un laccio da collo. Forse secondo me è un cappio, secondo me. Aspetta, poi cerchiamo su un reference, cos'è? Ma quindi è un cappio o una collana? Qualcuno che controlli per piacere, vai. La collana. Ah, c'è di arrivato, bravissimo. Era, questa era facile. Cos'è il bench, ragazzi? È una... la panca, la panchina, la panchina. Questa l'ha fatta anch'io, non la riconosce. Bravissimo. Speedboat, cos'è? Una barca veloce, lo sarebbe questo? Una moto d'acqua? Fotoscafo? È qualcuno con World Reference pronto in canna? Dai, andiamo sul motoscafo, tanto è comunque una cosa che va sull'acqua. C'è arrivato, vedete sotto c'è una didascalia, vede, fermo prima di partire sul prossimo, sotto c'è una didascalia che dice cos'è che sta riconoscendo mentre lo sta disegnando in tempo reale, poi alla fine quando ci arriva dice ok, ci sono, è quella roba lì, d'accordo? Questo è il flashlight, è un fulmine immagino, no? No? La torcia? Questa poi va in rete sta roba? La torcia. C'è arrivato, no, non c'è arrivato, vai. C'è arrivato, c'è arrivato. Perfetto. Vai. Questo è un albero, vai. Perfetto, grazie mille. Il contributo, sei stato bravissimo. Allora, diciamo che, vedete, ci dà anche un bel feedback. Alla fine ci dice, il nostro sistema ha riconosciuto 5 disegni su 6. Quello che non ha riconosciuto è stato l'albero, ma perché c'è stato quel momento del mouse che, e quindi è. Però è interessante perché noi possiamo andare a vedere, per esempio, all'interno della macchina, i vari disegni. Vedete, le cose che aveva iniziato a riconoscere, ok? Il trattore, una chitarra, anche la polizia poi, e altri vari disegni che sono stati fatti da altre persone, vedete? Quindi qua, questo è un sistema di intelligenza artificiale che è basato su un sistema di training, ovvero dando una serie di disegni, ok? Ci sono dei classificatori che riconoscono, degli elementi che ricorrono, e questi elementi che ricorrono nei vari disegni diventano... hanno un peso diverso rispetto ad altri. E altri, praticamente all'interno di quella specie di schema, di diagramma di prima, attraverso questo sistema a peso, ok, il sistema riconosce una forma piuttosto che l'altra. Ok, di fatto la machine learning e l'intelligenza artificiale cos'è che ci permette di fare? Potremmo fare quasi lo stesso scrivendo un codice statico, diciamo, no? Con una serie di blocchi condizionali, via dicendo. Ma il codice dovrebbe essere veramente, veramente complesso, perché dovrebbe considerare un sacco di variabili. Il sistema machine learning ci permette invece di gestire queste, fare in modo che queste variabili siano gestite da un sistema che autoapprende semplicemente riconoscendo le ricorrenze e dando del peso a queste ricorrenze. No? Poi vedremo anche degli altri esempi pratici. Quindi questo è interessante perché permette appunto di scrollare, di vedere tutta quanta la base dati che viene utilizzata per fare questo riconoscimento. Mi è piaciuto questo giochino? Questo è online, funziona da tablet, cellulare... computer, ma potete farlo vedere ai vostri amici questa sera, andate in birreria, tirate fuori il tablet e stupirete tutti gli amici. Ok? Questo era il primo tool che volevo farvi vedere, pronto all'uso, in realtà è per giocare, però insomma qualcosa si capisce. Questo è il secondo, anche per questo abbiamo bisogno di un volontario. Qua abbiamo bisogno di qualcuno,
Allora, praticamente questo gioco è il gioco delle ombre cinesi. No, delle ombre cinesi, delle ombre cinesi. Voi sapete, se mettete le mani in un certo modo, fate tipo il coniglio piuttosto di qualcos'altro, no? Ora, in questo gioco bisogna fare esattamente quello. E il sistema, sempre basato su algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere come mettete voi le mani e riconoscere quello che vi chiede, vi dà delle indicazioni per farlo. Anche qui immaginerete, potete capire che nessuno fa le stesse cose, cioè non è che due persone fanno l'ombra cinese allo stesso modo, ok? Per cui c'è un sistema anche qui di classificazione delle immagini, tempo reale, in questo caso è prima dei disegni, adesso delle immagini, che permette appunto di risalire a uno schema. Allora, chi è che si può dire esperto di ombre cinesi? Tu che ridi, vieni tu. Tu mi sembri bello carico, vieni tu, dai. Dopo chiamiamo qualche ragazza, sì, non vi preoccupate. Adesso che ci sono le cose semplici, chiamiamo i maschietti. Ombre? Ah, ombre di Venete. Ora devi avere uno sfondo neutro, per cui questo può andare bene, perché la telecamera riprende le tue mani, quindi speriamo che ci sia abbastanza luce. Allora, dicevano i signori qui davanti che sono esperti anche loro di ombre, ma di quelle venete, ma non delle ombre cinesi. Quindi, allora, comincia pure, col mouse clicca sopra e ti apre il link. Eccoci qua. Eccoci qua. Si chiama Shadow Art, devi fare play. Allora, il coso zodiacale ce l'hai? Metti la data di nascita. Vai. Ok, adesso di calibrare la macchina. Allora. Vai, no, ma non ti preoccupare. Aspetta, fai allow. Perfetto. Ok, bene, dai. Ora è una calibrazione, quindi tu muovi e mettici le mani davanti. Devi aspettare che faccia keep clear, togli le mani. Clear while calibrate the camera. Perfetto, dai, devi fare quella roba lì. Perché guardare qua se va meglio, sai. Guarda qui se va meglio. E devi guardare il disegnetto e rifare il disegnetto, quindi le dita sono un po' più... E farne altri due. Un po' più indietro. Dai, uno solo. Peccato, sarai più fortunato la prossima volta. Allora ragazzi, devo dire una cosa, due cose. La prima è che sembra facile, perché c'è anche l'immaginina, e perché fuori sembra facile, ma è come quando vi fanno fare quella roba lì, vi dicono tocca quel dito lì, muovi quel dito e voi muovete di sicuro l'altro, perché quando dobbiamo specchiare, perché è specchiata anche la telecamera. Però avete capito, anche questo gioco in realtà si basa sugli stessi meccanismi, e questo è un po' più interessante perché vedete è molto più analogico, no? L'altro era su un disegno, ma il disegno sono delle coordinate. Qui abbiamo un'immagine ha anche un peso diverso in fase di elaborazione. Infatti, moltissimi degli algoritmi interessanti che vedremo dopo lavorano già sulle immagini, semplificandoci tutto il lavoro di elaborazione dell'immagine bit per bit. E anche questo è andato, bravissimi. Un altro bellissimo, e poi andiamo a vedere cose un po' più pratiche, è questo, è il Teachable Machine. Questo è
Sempre un altro strumento molto 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 bello sul machine learning, e qui abbiamo bisogno di un performer, ok? Quindi un performer, qualcuno a cui piace muoversi. C'è qualcuno qui che è particolarmente... Abbiamo dei performer o no qui? Scelgo io? Allora, mi dicono quelli in alto con i capelli lunghi da rapper, no? Vieni tu, allora? Vieni tu? Dai, vieni. Se non vuoi venire tu, dacci un'altra mandaci la tua amica, allora. Dai, vieni te, dai. Comunque, ragazze, ciao, chiami tu? Ettore. Allora, Ettore, praticamente, let's go. Non facciamo neanche spiegare, perché facciamo skip tutorial, così lo facciamo come anche di essere degli esperti. Allora, qui è la telecamera. Sì? Fatti vedere bene la telecamera. Allora, questo sistema, ragazzi, attenzione, è un sistema di... in cui noi insegniamo, cioè qui facciamo un passo indietro se vogliamo, cioè un po' più, andiamo un po' più a fondo, perché qui in realtà non abbiamo un sistema che è già stato istruito, qui non c'è stato fatto già il training, ma il training lo si fa adesso, e noi istruiamo questo sistema perché riconosca dei gestures o delle pose, ok, per triggerare dei contenuti. Quindi di fatto è layer di input è questo, layer di output sarà questo di qua, questo è quello che è di solito l'hidden layer, cioè la cosa che di solito è sempre dietro le quinte. Cosa possiamo fare con questo strumento? Ovviamente anche questo è un gioco, però cosa possiamo fare? Possiamo controllare, possiamo caricare delle immagini, e per esempio fare in modo che con una certa, cioè quando il sistema riconosce determinate pose o determinati movimenti, fa partire il gattino piuttosto del cagnolino che dell'altra roba, oppure possiamo riprodurre dei suoni. Qua c'è, scusa, c'è anche il cavo, è questo. Provo. Vediamo. Un attimo solo, signori. Una prova dell'audio. Che miseria. Dai, qui poi lo teniamo per dopo. Allora, eccoci qua. Allora, sostanzialmente cosa verrà ora, Ettore? E quindi qua non fa la preview. Ah, boh, se non facesse la preview, va bene, oppure possiamo anche fargli dire qualcosa a voce. Beh, intanto partiamo, che facciamo andare il sistema. Allora, ora decidiamo, signori, per piacere, decidiamo insieme tre cose che il nostro Ettore dovrà fare per fare in modo che questo sistema riconosca, appunto, tre situazioni diverse. Lo istruiamo su tre cose pratiche. Possono essere delle gestures, per esempio salutare, oppure fare la linguaccia, oppure fare un verso, un gesto. Sì, ovviamente capite anche voi che un gesto così è un saluto molto simile, quindi avrebbe fatto un training molto più approfondito. Qui cerchiamo di fare gesti che sono in qualche modo univoche comunque, no? Ok, quindi potrebbe essere la prima in cui saluti, d'accordo? E guardare, ovviamente tu hai la preview di quello che fai lì, il gesto deve essere ben definito. Io schiaccio questo pulsantino per dire appunto fai tre. Per salutare. Ok. Vedete, parte il gattino che fa ciao ciao, anche il gattino. Sta facendo il pane, si dice. Ok, la seconda cosa facciamo? Facciamo le linguacce così anche? Dai, perfetto. Ettore, vai, poi insomma, visto che lo conoscete, potete chiedergli anche delle cose. Tanto sta roba è tutta registrata, quindi la potete guardare un sacco di volte. Ok,
Pronto, Ettore? Allora, fai le linguacce, però proprio... Sì, eh. Vai, vai, con la lingua fuori anche. Vai, vai, vai! Grandissimo. No, però le hai bastato le mani, vedi? Allora, fai di nuovo. Vedete che adesso il sistema già... Lui non sta facendo niente, ma tendenzialmente comunque cerca di compensare sempre, di trovare una cosa o l'altra. Ora, prova a fare le linguacce. Prova a fare le linguacce, Ettore. Ma come le facevi prima? Ok, riconosce al 99% confidence. E ecco, saluta. Ok, quindi adesso tra i due li distingue, poi ovviamente il sistema non ha la fase, non sto facendo. E facciamo la terza, cosa facciamo? Deve essere un po' più impegnativa, ragazzi. Potrebbe anche essere lui fermo così immobile, eh. Così è, diciamo, è la terza. Ora togli. Altrimenti. È immobile. Adesso prova a fare le linguacce. Ma come... Ettore, hai capito come funziona il suo sistema? Lui riconosce delle occorrenze. Tu devi fare quello che hai fatto prima. Se fai una cosa diversa, lui non è capace di capirlo. Vai, prova a fare le linguacce come prima. Dai, saluto. Perfetto, il sistema funziona. Vedete che di fatto, attraverso questo training che abbiamo fatto, abbiamo costruito con pochissimi esempi, perché abbiamo 13 esempi, 29 esempi, cioè una ventina di esempi di media. Ognuna di queste tre... ok, e il livello di confidenza è così alto che riesce a funzionare. È chiaro che sono dei gesti abbastanza definiti, però se noi dovessimo scrivere un programma che riconosce un gesto piuttosto che quell'altro, sarebbe un po' un delirio, perché dovremmo lavorare con camere di profondità che hanno riconoscimento dello scheletro e andare a elaborare tutta una serie di algoritmi che permettono di conoscere. Quindi capite anche voi questi esempi, la potenza di questi sistemi. E potremmo anche mettere dei suoni, ad esempio, eccolo. Mettiamo invece, se fai il saluto, aspetta, invece qua mettiamo il... Allora, adesso attenti che facciamo con l'audio, eh. Prova a fare la pernacchia. Prova a fare il saluto. Perfetto, funziona. Grazie mille, Ettore. Rifugio solo con Ettore, ragazzi. Questo funziona. Si è un po' molesto perché continua a oltranza anche. Vabbè, comunque va bene. Ora, ragazzi, andiamo un po' avanti, d'accordo? Questi tutti quanti esempi in cui non ho fatto niente se non portarveli qua, cioè sono in rete e li avete pronti, ma c'è il link di tutto questa roba. C'è il link di tutto nelle slide. Ok? Diciamo che quello che abbiamo visto fino a prima corrisponde, beh, il Teachable Machine in particolare, corrisponde a degli esempi che sono stati rilasciati da Google. Voi sapete che Google ha investito molto in intelligenza artificiale, e sapete che Google è praticamente un grande fratello che vede tutto quello che facciamo, elabora strategie sempre di più per venderci meglio il servizio, i prodotti di aziende che pagano per questo, ma diciamo che la cosa interessante è che rilascia un sacco di quello che fa, di ricerca. E soprattutto anche le summer school, dove coinvolge anche parecchi ragazzi che vogliono approfondire certe tematiche. Quindi diciamo c'è anche un aspetto, diciamo, buono, ok, con cui probabilmente cerca di compensare l'aspetto un po' meno etico. E in particolare a questo link che si chiama AI Experiments, che anche questo è accessibile liberamente, anche questo è linkato ovviamente dentro il documento, dove in realtà ci sono un sacco di esperimenti. Questa è solo la sezione dedicata all'intelligenza artificiale, dove troviamo tutta una serie di esperimenti che si possono fare, tra cui, vabbè, il Teachable Machine. Ok, questo è un esempio di neural network quando lavora con delle immagini. Per esempio, quando lavora con delle immagini, ha un sistema di reti neurali, cosa fa? Applica un sacco di filtri, qui distorce l'immagine. Perché il problema è molte volte appunto riconosce un'immagine anche se è distorta, non è a fuoco, ci sono delle ombre, delle luci. E via dicendo. Qua c'è la parte di drawing che avete già visto. Ok, sulla musica ce ne sono molti interessanti. E altri vari esperimenti. Per esempio, vabbè, c'è anche quello che avete già visto. Dovrebbe essere anche un altro qui dentro, vediamo se c'è, l'avevo visto, andiamo su, eccolo qui. Questo per esempio è un altro progetto interessante che faccio vedere prima di andare avanti con il resto delle slide. Questo è un progetto che è stato fatto con Processing, dei tool che se siamo fortunati vediamo in mattinata, è un tool per artisti, diciamo così, o
action designer o comunque gente che ha voglia di fare cose fighe senza dover imparare troppo a fondo dei linguaggi di programmazione. E questo è praticamente un oggetto che serve a fare machine learning basato sull'immagine. Avete visto che la musica parte quando è vicina. È vicino, oppure quando prende la tazza, sposta la tazza nella macchinetta, vabbè, questo è un po' il limite da fare anche con un Arduino esiste. Questa si mette la coperta su, sta istruendo il sistema adesso. Da. Bene, perché ovviamente praticamente vi faccio la spiegazione un po' più veloce. Questo sistema è basato, lo vedete anche qui sotto, dell'elettronica comunque abbastanza economica, perché c'è comunque una Raspberry con una telecamerina. La telecamerina praticamente è certo collegata con un relè, sostanzialmente come se fosse una presa elettrica, no? Che si può attivare o disattivare. Come funziona però questa presa elettrica? Che si attiva o disattiva attraverso un sistema di intelligenza artificiale. Quindi va fatto training su questo oggetto, c'è una app in cui diciamo, ok, quando tu vedi questa roba qui, Ettore che fa le boccacce, si attiva relè. Quando invece vedi Ettore che fa il saluto, attiva relè. Quindi attraverso questo sistema semplice, lo vedete anche in questa immaginina, okay, si istruisce questa macchinetta a fare una cosa semplice, riconosce un'operazione semplice, e quindi diventa uno strumento in cui uno può governare casa attraverso l'intelligenza artificiale. Chiaramente non è molto economico come sistema, però è bello, interessante per sperimentare, diciamo, a costo abbastanza basso. In questo caso è stato fatto tutto quanto con software open source, e questo progetto è open source, nel senso che potete trovare tutto quello che vi serve per replicarlo nel repository del progetto, che comunque è linkato qui sotto. Okay. Un altro sito interessante che permette di sperimentare con l'intelligenza artificiale e il machine learning è questo, si chiama Machine Learning ML4A. È proprio un sito che è nato dopo il lavoro di alcuni designer, che hanno voluto portare questi strumenti alla portata di tutti, come abbiamo visto prima, però dando anche una base di programmazione pronta da poter utilizzare. E di fatto in questo caso abbiamo tutta una serie appunto di abbiamo delle librerie con anche insieme degli esempi pronti all'uso che si possono usare immediatamente per capire come funziona il codice che viene che viene deliberato. Quindi qui facciamo velocissimamente anche qua due esperimenti e dopo andiamo avanti in modo un po' più programmatico. Troviamo anche qui un volontario che potrebbe essere... Eh no, ma non vuole venire Ettore, è inutile che mi dici. Allora, prendiamo qualcuno qua in centro. Qua in centro qualcuno, uno di voi? Uno di voi volontari? Oppure quello con la felpa gialla potrebbe venire. Dai, vieni tu con la felpa gialla, dai. Non ho mai visto quest'uomo e non è preparato niente. Come si chiama lei? Bene, Sebastiano. Allora, adesso vediamo un paio di esempi. Allora, questo lavora sull'immagine, questo è un classificatore da webcam per suono, per audio. Possiamo vedere questo. E vediamo due, ragazzi, solo due. E poi se riusciamo vediamo l'ambiente prossimo che vi dicevo, magari ve lo faccio vedere già con qualcosa di pronto. Allora, in questo caso, questo programma cosa fa? Avviamolo, vedete che, signori, secondo per cortesia. Ora, vedete che qui abbiamo del codice. Questo è praticamente un ambiente di sviluppo, è basato su processing. Processing, ve lo faccio vedere velocissimamente. È una piattaforma per sviluppare progetti di grafica generativa, ma non solo, con del codice molto astratto, quindi molto semplice da utilizzare, usato un sacco da interaction designer, ma anche da chi lavora su installazioni interattive, che lavorano comunque con camere di profondità, tipo le Kinect, piuttosto che con Leap Motion, piuttosto che con anche Arduino, e via dicendo. Permette veramente di generare grafica in tempo reale. In questo ambiente di sviluppo che si chiama Processing, che è una cosa che si può installare, cioè per Windows, per Linux, per Mac, cioè praticamente per tutti, esiste la possibilità di programmare anche in Python,
sempre con lo stesso livello di astrazione, quindi fare grafica a livello altissimo in Python, cosa che di solito si può fare ma non è proprio easy. Processing devo dire è Java, quindi se qualcuno ha mai programmato in Java per fare un rettangolo sa cosa c'è da scrivere, qua per fare un rettangolo basta una riga di codice per dire. Esiste la versione per Android, quindi possiamo scrivere un progetto e fare il porting per Android, quindi possiamo avere una pick up che gira su un cellulare Android ovviamente. E poi esiste anche una versione che si chiama P5.js, che è praticamente il porting su JavaScript. Quindi voi sapete che JavaScript è una cosa che non richiede, serve per essere eseguito, basta che ci sia una pagina HTML. Quindi questi esempi, per esempio, stanno girando nel mio browser, senza nessun server dietro. E qui c'è comunque un sistema di machine learning attivo. In questo caso, diciamo che vedete che in questo caso vengono utilizzati, il codice non lo guardiamo, però vi faccio solo notare che questo sistema sono un centinaio di righe di codice, 150, 140 righe di codice, e queste 140 righe di codice già fanno riconoscimento di immagini in tempo reale. E vedete che sono pochissime righe di codice, perché viene utilizzata appunto questa MobileNet, che è una libreria open source che permette appunto il riconoscimento di immagini, categorizzazione di immagini. Ne esistono anche la PostNet, serve per riconoscere, diciamo, corpi umani, e vi dicendo, tutto è open source, e questo è fattibile appunto grazie all'open source. Quindi avviamo questo. Ok. Ora noi abbiamo adesso possiamo aggiungere delle immagini, vai pianino perché qua ovviamente elabora, vieni un po' più indietro, Sebastiano, vedo che ti chiami, vero? Sebastiano, ok. Ora adesso dobbiamo istruire, ok, viene avviato un audio, è un po' simile a quello di prima, Teachable Machine, però qua in questo caso ne abbiamo anche il codice, quindi potremmo andare a vedere e modificare delle cose. Aggiungiamo delle immagini, quindi anche qui che pose facciamo fare al nostro amico Sebastiano? Prima posa potrebbe essere... Loro dicono di fare la mossa, quale? Dicevi tu! Ma la fa lui! Vabbè, è uguale, dai ragazzi, non abbiate timore. Sebastiano è, insomma... Fa tutto Sebastiano, dice. Dai ragazzi! Allora, lì, me la fai vedere di nuovo quella mossa lì? Ecco, una è questa, vai Seba. Allora, sì, aspetta. Allora, falla. Siamo. Falla anche un po' più alte, un po' più alte, un po' più basse, sì, anche di là. Aspetta, però devi stare un po' in posa e facciamo la foto. Essere più dritto così, credo sia. Vai più su, Sebastiano. Dall'altra parte, su. Ok, e una l'abbiamo fatto 8 immagini. Poi là, come 5 minuti, siamo partiti un quarto d'ora dopo, va bene, faremo 5 minuti. Poi l'altra mossa la facciamo dire a Giovanni. Giovanni, dobbiamo far fare delle pose al nostro volontario Sebastiano per fare appunto intelligenza artificiale e machine learning. Quindi quale potrebbe essere? Ha fatto già questa posa. Un'altra abbastanza... Quale potrebbe essere? Delle pose. Ragazzi, cosa proponete? Di fare là? Allora, una è questa. Fare cosa, tu dici? Così, qua lavoriamo però immagini, non a video, quindi deve essere una cosa abbastanza... Ora, qualcuno diceva la chitarra, qualcuno diceva tipo una mossa anche così. Scegli tu, facciamo così? Va bene, dai. Andiamo a fare... Vai, spostati anche un pochino. Perfetto, bravissimo. Ok, abbiamo acquisito una serie di immagini, adesso facciamo training. Vedete, c'è train. Il sistema inizia a elaborare. Ok, il training è finito. Adesso dobbiamo vedere se funziona tutto però, eh. Al massimo possiamo aggiungere altre immagini. Vediamo che non riesce a farla, clearance non è alta. Possiamo aggiungere altre immagini per migliorare, come abbiamo detto di prima. No? Facciamo star guessing. Fai una mossa delle due. Allora, lui dice... Allora, questa è una B. Fai la mossa quell'altra di prima. Adesso fai quella così. Fai la mossa così. Ok ragazzi, vedete che in realtà anche qui, diciamo, non c'è il terzo caso del tipo non sto facendo niente, e per cui sarebbe, diciamo, che questo è da gestire. Però intanto fai così, così parte il... Sì. Ok. Bravissimo Sebastiano, aspetta, ce n'è un'altra. Bravo. Ho fermato. Questi sistemi, ragazzi, sono in real time, per cui una volta che fermate dovete ricominciare da capo dopo, no? Ve ne faccio vedere un altro molto bello e poi, ok, che è praticamente questo. Draw with your nose. Ragazzi, un attimo, abbiamo subito finito. Ah, va bene.
Questo è bello. Praticamente qui viene usata appunto la libreria PostNet, se non sbaglio. Sì, eccola qua. È quella che riconosce praticamente il nostro corpo. E quindi in questo caso con questa libreria noi facciamo riconoscere una parte particolare del nostro corpo, che è il naso. E possiamo usare il naso per disegnare. Vai. Attenzione, vedete che segue il naso. Fa fare un fiore, fai anche il perfetto. Ok ragazzi, come avete visto anche qui sono bastate un centinaio di righe di codice per creare un sistema che è in grado di riconoscere il naso di Sebastiano, diciamo, e fargli seguire una linea. Questa roba, ok, non sarebbe stata possibile con queste poche righe di codice, dovendo scrivere, diciamo, a manina tutto. Vediamo ragazzi, grazie. Ci vediamo. Come vi dicevo, uno dei tool che viene usato, che per quello che abbiamo visto adesso, P5JS, è basato su Processing, e Processing è uno dei tool più usati per fare questo tipo di sperimentazioni per scrivere del codice. Io adesso non abbiamo il tempo per farlo, però vi invito dopo al nostro banchetto. Vi dico solo un po' qual è il modo per lavorare con questi sistemi, in modo semplice e immediato. I componenti da utilizzare di solito sono due. Uno è appunto Processing, che vi ho fatto vedere prima, è questa la pagina. E si può scaricare, appunto, è disponibile per tutti i sistemi operativi Windows, Linux, Mac OS X. E una ho subito finito. Ok. E l'altro tool da utilizzare è questo Wikinator. Wikinator è un tool open source, è questo, per fare machine learning in tempo praticamente reale. E come funziona? Di fatto li lavora facendo, accettando in ingresso, diciamo, i messaggi, diciamo, delle informazioni formatate in un certo modo e con un certo protocollo. E questo protocollo è OSC, che è un protocollo open source che viene usato molto nell'audio, per dire. E infatti questo nasceva proprio per fare installazioni audio fatte con intelligenza artificiale. E in uscita la stessa cosa, però permette praticamente di generare, di fare training a questo sistema, in modo poi da base di informazioni che gli passiamo, generare degli output diversi. Allora, permettiamo di vedere qualcosa forse al volissimo. Intanto accendiamo questo Wikinator, ok. Su Windows ovviamente avete un punto .exe, su Linux c'è una console. E questo è il programma che parte, scusate, si vede piccolo ma non si può ingrandire, Java. Ora praticamente questo, vedete che la prima cosa che ci chiede è appunto su che porta ascoltare e su che porta poi inviare dei dati. Ah, se vuoi stare qui va benissimo, se no l'esperimento può stare qua, Sebastiano. Ok, e possiamo dirgli quanti input vogliamo gestire in ingresso e quanti output in uscita. Quindi vedete che anche qui ne possiamo avere più input in ingresso che lavorano entrambi con pesi diversi per un output solo. In questo caso possiamo dare due ingressi e due uscite. Faccio vedere una cosa semi pronta. Ok, le altre porte vanno bene. Facciamo next e ci si apre questa interfaccia. Ora vedete che lui qui ci sta dicendo se c'è qualcosa in ingresso e se viene generato qualcosa in uscita. Lo start recording di fatto è quello che ci permette di registrare dei segnali che arrivano e fare training, acquisire informazioni. Poi è possibile fare training e poi è possibile eseguire e vedere come funziona il nostro sistema. Questo è quello che può essere generato in output. Vedete, noi abbiamo una specie di slider che va da 0 a 1, passando per tutti quanti, ovviamente, i numeri, la roba lì, e quindi da 0 a 1. Quindi l'output sarà un numero che va da 0 a 1, un float, un numero con la virgola. E quindi dovremmo istruirlo dicendo, bene, quello che ti sta arrivando adesso dovrebbe essere attorno a questo valore. Quello che ti arriva invece adesso dovrebbe essere attorno a questo valore, e vi dicendo. Dopodiché lui, praticamente elaborando l'ingresso e soppesandoli, genererà in automatico, diciamo, un'uscita in questo senso. Allora, andiamo a vedere cosa possiamo attaccarci. Possiamo usare l'Hip Motion, perché più che altro c'è una cosa pronta per l'Hip Motion. L'Hip Motion lo conoscete, ragazzi? Ok. Ma dovete rispondere uno alla volta, perché sennò non capisco bene. Allora, l'Hip Motion è un oggetto che è stato, quando è uscito, ha avuto un gran successo, perché di fatto è uno strumento che permette di riconoscere le gesture delle mani, quindi dove è la mano, riconosce esattamente le dita, le falangi anche. È utilizzato anche moltissimo in combinata con strumenti di realtà virtuale aumentata, perché appunto riconoscendo le mani, uno può usare le proprie mani all'interno della realtà virtuale, senza bisogno di ulteriori attrezzi o di guanti particolari. Per esempio questo che vedete, non mi ricordo come si chiama questo progettino, questo programmino, è molto bello perché
permette di lavorare con le leggi della fisica, costruendo dei solidi, usando proprio le proprie mani. Comunque, insomma, questo è Leap Motion. E ci sono anche un sacco di altre cose interessanti. Questo lo attacchiamo al computer. Questo qui hanno fatto anche, siete stati per esempio all'M9, che è il museo del Novecento, moltissime installazioni hanno questa roba, in cui voi usate le mani per navigare i contenuti, per esempio, no? Una cosa del genere. Lo attacchiamo al computer. Sì. Questo ha un suo framework che è open source che si può utilizzare. Ok, lo lanciamo da qui. Credo, vediamo se lanciamo, facciamolo come root, guardare la password. Ok, eccolo qui. Questo è un piccolo server che parte e serve a utilizzare questo Leap Motion. Dopodiché su processing, appunto, andiamo a cercarci gli esempi. Esempi. Qua si possono installare un sacco di librerie esterne con dei sistemi molto molto semplici. E ovviamente quando ho preso Leap Motion, ho cercato processing con la libreria Leap Motion, c'era già una libreria pronta e l'ho installata. E qui troviamo già, vediamo dove è Leap Motion. Il centro alfabetico qui qua. Vedete, questo è un codice, questo è processing, ma in realtà questo è Java, questo è abbastanza, magari non è così astratto come altri esempi, però è molto completo. Noi se avviamo questo, okay. Cioè, ci mettiamo la mano sopra, vedete, riconosce, sta disegnando praticamente la nostra mano con tutte le falangi, quindi abbiamo dati come sono il roll, pitch e yaw. Abbiamo la posizione in un sistema di assi, diciamo, riferiti a questa Leap Motion. Possiamo anche muovere le dita e, per esempio, è già un sistema che riconosce, per esempio, il tap. Potrei avere proprio un'interfaccia attica, un'interfaccia di questo tipo su dei programmi. Quindi io clicco il dito così, posso fare dei contenuti esattamente come facessi. Qua in questo caso cosa lavoriamo? Lavoriamo sulla posizione della mano, magari, no? Il fatto che possiamo andare a destra e a sinistra, in alto e in basso, no? Quindi prendo queste informazioni, okay, che sono analogiche, no? Ok? E costruisco un sistema come prima per andare a controllare magari qualcosa che riguarda l'audio. Andiamo a prenderci un altro esempio. Un Teremi. Tu hai capito già che lui in realtà cosa le conosce. Andiamo a prendere la libreria Minim, che è una libreria molto famosa per fare audio. Da qui andiamo sulla parte di sulla frequency modulation. Vedete qua se ne possono aprire vari, ovviamente. Hanno questo bottone play. Se qualcuno ha mai programmato in Java sa che di sotto c'è da compilare, eccetera, eccetera. Qua in realtà scriviamo nel codice, schiacciamo play, questo funziona tutto, senza compilare nulla. Ora, questo come funziona? Qui abbiamo questa schermata, spostando il mouse nell'asse X o Y, moduliamo l'ampiezza o la frequenza. In questo caso stiamo variando l'ampiezza. E qua lavoriamo sulla frequenza. E via dicendo, insomma, no? Quindi possiamo fare in modo che questa cosa che è controllata col mouse, che è in una posizione precisa, venga controllata con le nostre mani, magari, no? In realtà qui ho già della roba pronta, perché ovviamente si fa da qua in tempo reale, ma penso che già siamo in tardi, ma non riusciamo a vederlo tanto. E quindi se apriamo, ho preparato due codici, ma proprio al volo ieri, uno è Ipsend, ecco. Questo è esattamente il programma che abbiamo visto prima, gli ho aggiunto solamente le librerie per fare USC, che è questo appunto protocollo di trasmissione dati, in modo da poter collegare questo qui al wiki network che abbiamo visto prima, no? E poi ho creato un altro programmino, ok, che è invece quello del che è esattamente l'esempio che abbiamo visto adesso, però in cui c'è una parte di USC che riceve i dati e invece che guardare il mouse manda i dati che elabora questo sistema. Adesso andiamo a vedere subito questo del Leap Motion che invia i dati, avviamolo. E andiamo anche sul nostro wiki network. Allora, come vedete, adesso non sto mandando niente, però se schiaccio S qui dentro, qui inizia a mandare dei dati. Quindi io potrei dire, ok, voglio che ti istruisci con questa informazione, no? Vedete che adesso si è acceso il bottoncino OSC in. Ok. Ho fatto in modo che io premendo S posso attivare o disattivare l'invio dei dati, per cui se non è che sto sempre a mandare la roba. Adesso attiviamo l'invio dei dati. Diciamo che voglio lavorare, la mano sinistra magari, su questo valore, no? Altezza. Ok. Quindi io voglio che questo corrisponda al valore di questo out, che verrà generato output, quindi disabilitiamo quest'altro, e il valore è più basso possibile. Quindi faccio start recording,
Okay, quindi modulo in questa roba qui. Top. Poi voglio che a metà, circa lì, poi voglio che in fondo lì sia sta cosa qua. Ok? Ho già abito questo, abito quest'altro e voglio fare questo adesso, no? Io voglio che tutto a sinistra sia a zero, poi qui circa a metà, aspettate qua, hai già fatto training, dobbiamo togliere un po' di roba. Abbiamo tolto troppo, scusate, rifacciamo da zero, ma tanto avete visto veloce. Disabilitiamo questa, abilitiamo questa, partiamo da zero, parte alta, ok, questa parte qui, parte qui, poi questa parte qui. Abilitiamo questa, abilitiamo questa. Siamo, vedete, in realtà è molto semplice, basta ricordarsi che bottone. Questa. E facciamo anche direttamente quell'altra, farà una sua mente. Grazie. Ok, train, ecco, ha finito. In realtà lui, vedete, ha 300 correnze da una parte e 200 dall'altra. Vediamo se funziona sta cosa. Vedete che praticamente abbiamo sopra una barra, in realtà sta cosa non funzionerà molto bene. Ah, ok, la barra sopra, vedete che con l'altezza funziona, se alzo abbasso. Dobbiamo fare ancora train. Andiamo, mettiamo ancora questa e facciamo start. Vedete, bisogna comunque correggere qui. Recording. Sì. Nuovo. Meglio. Vedete che adesso la barra in alto funziona correttamente. Quella che non funziona bene è quella sotto. E quindi dobbiamo fare un po' di training su quella sotto. Stop. Mettiamo di nuovo di qua. E la mano deve essere qui. E qua in mezzo, da. qua andiamo in fondo, ok, vediamo se adesso funziona. Ah sì, funziona, bisogna stare all'altezza giusta, circa. Oh, beh, insomma, fa un po' di pastro, va bene ragazzi, qui c'è da fare training, avete capito, no? Comunque lui sta già generando dell'output, adesso stoppiamo tutto. Andiamo su questo qua che serve a generare l'audio. Vediamo se qua devo disabilitarlo in qualche modo. Ok. Receive. Non funziona nulla, non temete. Allora. Ah, devo fare anche run qui. Adesso allora questa sta andando e questa sta andando, allora però non arriva nessun dato, vedete che OCCine è spento, facciamo S perché se non riceve nulla. Ah, adesso riceve, perfetto. Run dovrebbe stare a buttare fuori, ma non vuole niente, perché qui dobbiamo anche qua, forse S anche qua. Ragazzi, non sembra funzionare sul sistema, ma vi assicuro che funzionava. Allora qui vedete, comunque vabbè, lasciamo stare l'audio, anzi lo togliamo. Qua c'è anche un blocco, dovrebbe ricevere, vabbè, non importa. La cosa importante è vedere questo tool, no? Che praticamente permette appunto di istruire questo sistema, perché riconosca, vedete, adesso sta funzionando egregiamente la parte sotto e anche la parte di altitudine, si mescolano i dati, bisogna fare più training, però di fatto, ok, questo sistema permette di fare a costo zero, perché è tutto open source, in modo anche molto veloce, dei sistemi in cui comunicano tra di loro vari oggetti. Questa roba qui adesso di là al tavolino la rifacciamo per benina e vi ringrazio di aver ascoltato finora il sottoscritto e di aver sperimentato con noi queste cose. Grazie a tutti.